Buonasera. Allora, aspetto di vedere qualcuno che mi fa compagnia anche questa sera. Sono in diretta, fantastico. Qualcuno mi dica se mi vede e mi sente. Buonasera, benvenuti. Chi c'è? Buonasera, aspetto qualche secondo, eh? Buonasera Adri. Stasera the winner is Adri Zulu. Claire, buonasera, Lella, benvenute. A me piace scherzare, eh? Grazie, grazie tante di questi cuori, di questo benvenuto. Anche Luca c'è, buonasera Luca, grande onore. Antonella, buonasera. Questa sera mi avete chiesto di parlare di rabbia. E ho pensato, in effetti, che non c'è giorno migliore di questo, in cui si celebra in qualche modo la libertà di parola, no? Quindi il fatto che possiamo comunicare agli altri i nostri bisogni senza sentirci arrabbiati. Molto bene, Barbara, buonasera, benvenuta, Paola, Annie, Lella. Grazie che siete qui anche questa sera. Buonasera Ginevra, benvenuta. Ok, allora, quindi l'argomento di questa sera è... Grazie Antonella, giustamente anche voi mi accogliete in casa vostra, in un orario tra l'altro vicino alla cena o addirittura concomitante. Quindi è quasi un invito a cena, no? Ed è una cosa bellissima, perché si cena con gli amici, con la famiglia. Quindi a me piace questo orario, anche se per alcune... cose, magari un po' scomodo, però è molto familiare. Buonasera Elena. C'è il temporale a Milano, ci picchia. Qui c'è stato un gran sole tutta la giornata e una bella serata. Viene voglia di passeggiare. Bene, allora cominciamo. Qualcuno di voi l'altra sera mi ha chiesto di parlare della rabbia. Allora, dal momento che la rabbia, io, insomma, per me è un'emozione sacra, perché non ci sarebbe cambiamento senza la rabbia, non ci sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso senza la rabbia, allora voglio dedicare del tempo a questa bellissima emozione. Lella, grazie, sei dolcissima. Grazie. Allora, intanto la rabbia ha tante sfumature e tante intensità, anche quella che possiamo sentire come un'irritazione, un fastidio, così... Intanto io vengo distratta dai vostri bellissimi saluti, scusate, ma siete così affettuosi che è davvero impossibile non salutarvi. Quindi grazie a tutti quelli che stanno entrando e mi stanno salutando con tanto affetto, grazie. Patrizia, sei stata al mare, che meraviglia. Quindi anche ciò che noi sentiamo come... irritazione, un fastidio, no? Soprattutto quando è costante o comunque è abbastanza ricorrente, ha un messaggio da portarci. In passato ho fatto una diretta sulle emozioni e sui messaggi evolutivi portati dall'emozione, dalle emozioni. E tra tutte le emozioni, la rabbia è quella, diciamo, più impetuosa, che coinvolge più organi all'interno di noi, più parti del corpo, e quindi le scalda, le infiamma. E infatti quando proviamo la rabbia la sentiamo veramente
È difficile da gestire, quindi non mi ha stupito la vostra richiesta, no? Perché a differenza di altre emozioni, forse riusciamo a sentirle più gestibili. La rabbia è proprio quella a volte che si manifesta, nelle nostre reazioni sproporzionate e ripetitive, cioè quelle reazioni che coinvolgono le nostre ferite. Quindi la rabbia è l'emozione, diciamo, secondaria alla paura e al dolore. Quindi sotto la rabbia c'è sempre un dolore e una ferita. E allora perché è sacra? Perché l'emozione della rabbia è sacra perché ci permette di arrivare ascoltandola al punto dove noi siamo feriti. E come noi sappiamo, ogni ferita contiene le sue perle e le sue forze, non solo la fragilità del dolore. Ma anche la forza. Ecco perché sotto la rabbia c'è sempre il dolore, c'è il dolore di una ferita, ma c'è anche la determinazione della nuova forza. Prima dicevo, non può esistere cambiamento senza la rabbia, non può esistere la goccia che fa traboccare il vaso senza qualcosa dentro di noi, la vita dentro di noi che dice basta. Ecco perché è sacra. Perché ci permette di evolvere, perché ci permette di trasformare la nostra vita, ci permette di portarla ad un altro livello di coscienza. E allora è necessario ascoltarla, soprattutto quando è ripetitiva, come dicevo prima. E la rabbia ha diverse sfumature, quindi è importante riconoscerla, anche nelle sfumature più lievi, quindi non deve essere necessariamente ira o furore, o isteria. Può essere anche soltanto un fastidio, un'irritazione, un cinismo, un distacco. Anche all'interno del distacco c'è una sorta di rabbia, c'è magari il senso di impotenza, no? Che viene fuori soprattutto quando la rabbia, non riesce a ottenere ciò che desidera. Antonio, buonasera, grazie di essere qua. Remo, trattiamo la rabbia, l'emozione della rabbia. Mi avete chiesto di trattare questa e dicevo oggi non, è un giorno speciale, importante, no? Perché festeggiamo la nascita della Repubblica, cioè il momento in cui la parola di ognuno di noi è diventata importante, la parola del popolo. È diventata importante. Allora io credo che per parlare di rabbia, visto che è la forma più forte di autoaffermazione che noi abbiamo, quindi laddove siamo feriti, laddove sentiamo dolore, il fatto di provare la rabbia ci permette di affermarci, di prendere il nostro spazio, di dire la nostra, a volte malamente, ma ci permette di dirla. Quindi credo sia un giorno speciale per parlare di questa emozione, no? Che comunque contiene il seme del cambiamento, della trasformazione, della vita dentro di noi che a seguito di ingiustizie, ci chiede di incanalare, di avere rispetto per il nostro punto di vista, per la nostra emozione, per i nostri bisogni. E quindi di dichiararli, perché il messaggio evolutivo della rabbia è proprio quello che qualcosa dentro di noi di sacro è stato toccato. Può essere un valore, ma anche una ferita. Quindi all'interno di queste due aree del nostro cuore, della nostra anima, quindi le ferite e anche le risorse, i valori in cui noi crediamo, quelli che guidano le nostre scelte, ecco, quella è una zona sacra e nel momento in cui noi abbiamo rispetto di questa zona e sappiamo accoglierla e guardarla con amore, permettiamo ad altri di fare lo stesso e quindi di trattarci con lo stesso rispetto. Annie mi chiede: ci sta anche la rabbia per la perdita di una figlia? Sono stanca di questo dolore, lo so, Annie. Sì, ci sta, fa parte del processo elaborativo del lutto. La rabbia perché? Perché c'è un'ingiustizia, un senso di ingiustizia, un senso di incapacità di dare
non solo un senso, ma anche un diritto ad una cosa di accadere. E quindi c'è un grande senso di ingiustizia legato alla morte, soprattutto alla morte di persone giovani, dei nostri figli, perché sentiamo l'innaturalità di questa cosa, no? Di questo evento. E quindi è normale sentirsi arrabbiati. Giovanna, ricordo la prima diretta di Remo. Caterina crea dipendenza. Grazie, Giovanna. No, oddio, grazie. Non è che io voglio creare dipendenza, anzi, io voglio creare autonomia. Vorrei che ognuno di noi, ognuno di voi, prendesse tutto ciò che sente vibrare e lo portasse all'ennesima potenza, ognuno per la propria vita, facesse sbocciare la propria vita. E quindi in realtà il messaggio è sempre lo stesso. Comunque ti ringrazio, Giovanna, ti ringrazio tanto. Quindi, quando ci sentiamo frustrati, quando ci sentiamo vittime di ingiustizia, è importante ascoltare che cosa dentro di noi viene toccato. Soprattutto di fronte a un lutto, si diceva prima, la rabbia. Fa parte del processo di elaborazione perché? Perché la rabbia, quando viene ben canalizzata, porta all'accettazione. Senza accettazione noi non possiamo cambiare nulla. E portando in sé il seme del cambiamento, la rabbia è proprio quella emozione che ci fa passare da uno stato di non accettazione e di conflitto a uno stato di accettazione e quindi di trasformazione. È importantissimo vivere la rabbia anche nel lutto. È importantissimo dire a noi stessi, a una divinità, alla vita, non è giusto. È importante accettare questa sorta di sconfitta, chiamiamola così, di resa. Perché? Perché la vita ci guida. A volte anche attraverso strade o percorsi che certo non sceglieremmo, però vuole guidarci da qualche parte e dove vuole guidarci sicuramente è verso un'apertura più grande. Ecco perché ci sono due livelli, no? I primi due livelli sono i più difficili da passare. Allora, vediamo come vivere la rabbia, intanto sentendo in che parte del corpo la proviamo e come facciamo a riconoscerla. Come dicevo prima, la rabbia coinvolge proprio perché rilascia moltissimi trasmettitori. La rabbia coinvolge molte parti del nostro corpo. Ecco perché anche in metamedicina la rabbia si traduce in varie e davvero tante forme di sintomo. Per esempio gli eritemi, i furuncoli, quindi i pruriti, pruriti intimi, pruriti sulla pelle, i pruriti degli occhi, per esempio, i pruriti nella testa, quindi tutte le forme di prurito, tutte le forme di esplosione, quindi anche l'herpes, i foruncoli, i brufoli, sono tutte forme di rabbia. E poi ovviamente lo stomaco, il fegato, sono tutti organi che vengono colpiti, l'artrite. A seconda di dove siamo colpiti e di come si manifestano i sintomi, possiamo vedere se la rabbia è rivolta all'esterno o contro di noi, verso di noi. Giovanna dice: quelli che non si arrabbiano mai, forse non lo esternano. Ok, ci sono delle persone ferite che hanno una gestione della rabbia apparentemente equilibrata. Sì, succede. Diciamo che anche non arrabbiarsi mai non è un segno di equilibrio. Perché, come noi diciamo sempre, ci sono delle disfunzioni, no? Che vanno dall'eccesso e dall'esplosione all'apatia, all'atonia, a quella, come dire, a
quella manifestazione della rabbia silente che spesso si rivolge verso l'interno, implode in qualche modo, no? E quindi, tra virgolette, la rabbia repressa, quella non espressa, è proprio quella che porta poi i disturbi, i sintomi. Perché chi esplode in qualche modo non è detto, che abbia dei sintomi. È proprio la rabbia repressa, nascosta in questo falso equilibrio che porta delle difficoltà poi, anche fisiche. Anch'io sono molto arrabbiata, Carmen, da quando la mia unica figlia è morta. Ci credo, Carmen. Quando, come dicevo prima, la rabbia è forte a un certo punto. A un certo punto, la vita dentro di noi, proprio quella vita che è soffocata dalla rabbia, quella rabbia che ci rende ciechi alla vita che viviamo, ciechi al dono del presente. Quando siamo troppo arrabbiati, troppo nell'angoscia, troppo nell'impotenza, soprattutto quando siamo in una zona delle aree di responsabilità che adesso vi dico, no? Ne ho parlato a volte, ma ora le ripeto, e un'area della responsabilità che non dipende da noi, come la morte, no? Che è un'area dove noi non abbiamo alcun potere, siamo totalmente inermi. Quella è un'area di apprendimento, è un'area in cui nulla si può cambiare del passato, di ciò che è accaduto. Ma ci si può solo aprire ad una nuova coscienza. Quindi, quando siamo in quell'area di potere, dove potere non esiste, possiamo solo vivere quella rabbia affinché la vita dentro di noi a un certo punto dica basta, basta quel dolore, basta quella rabbia e scelga di salire di livello. Stasera parliamo di questo. Sonia, vedo in mia figlia tanta rabbia, nasconde ferite che non riesco a saturare. Spesso preferisco chiudermi nel silenzio, scappo e dopo anni che ho avuto conflitti con lei, difficili da gestire, mi viene sempre mal di testa forte il giorno dopo. Le sue e le mie esplosioni. Sonia, il mal di testa, può essere proprio un segno di giudizio e di rabbia repressa. Quindi di rabbia non canalizzata nel modo corretto e di giudizio su di sé o sugli altri anche, ma spesso il mal di testa è più un giudizio che poniamo su noi stessi. Il senso di colpa, il giudizio ci portano a queste manifestazioni fisiche. Quello che voglio dirvi è che dietro la rabbia c'è sempre un giudizio, c'è sempre una dualità tra ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è bene, ciò che è male, ciò che... ci piace o non ci piace. Quindi c'è sempre giudizio e dualità. Nel momento in cui, dopo un eccesso di rabbia o dopo una rabbia che non sono riuscita a comunicare nel modo giusto, mi viene mal di testa, ecco che questo mal di testa mi parla del fatto che io ho giudicato me stessa o l'altra persona e ho creato distanza, ho creato separazione. Ho vissuto nella separazione. Anche nel caso della morte. Come la rabbia ci permette di fare un salto quantico, un salto di coscienza, un'evoluzione, nel momento in cui smetto di credere nella separazione e soprattutto nel giudizio di giusto o sbagliato. Perché? Perché io lo so che dico a me stessa, nella mia parte umana, che questo non è giusto. E per me sarà sempre ingiusto. Ma è nel momento in cui accetto che non lo so. Che non lo so se è giusto o sbagliato, davvero io non lo so, perché il cammino dell'anima è un mistero. Per quanto possiamo conoscere, non saremo mai in grado di sapere tutta la verità, non saremo mai in grado di sapere esattamente che cosa accade al di là del velo per tutti, perché io ho imparato nella mia esperienza che esistono più eccezioni che regole. Che il cammino è veramente unico per ognuno di noi, per ogni anima è veramente unico. E allora, nel momento in cui io accetto di non sapere, mi arrendo che probabilmente ciò che per me è ingiusto ha un senso più grande che non sono in grado di comprendere o di vedere, allora alzo questo velo di separazione
e posso sentire che in fondo questa separazione non esiste. Perché laddove smetto di creare separazione con la mente e scendo nel cuore, lì la separazione non esiste. Trovo il legame, l'unione, la comunicazione con la persona che ci ha lasciato in questo piano fisico, ovviamente, solo in questo piano fisico, perché il legame d'amore, cuore a cuore, lo so, lo sapete, non si spezza mai, vale, vive per sempre. Quindi Sonia, per risolvere un conflitto fuori è necessario risolvere il conflitto dentro, nel giudizio e nella separazione che si crea. Quando parlo della gestione dei conflitti, tra l'altro sabato so che sapete c'è un corso su questo, mi soffermo molto su quella che è il giudizio dentro di noi, l'integrazione di questi opposti. Il fatto di porci all'estremo opposto di qualcosa che sto giudicando, il fatto di fare delle domande per comprendere la percezione dell'altro. Perché spesso, soprattutto con i figli, anche senza volerlo, la buona intenzione di proteggerli, di incanalarli nel modo giusto, di evitare che loro possano soffrire, spesso ci fa entrare in una guida che appare come un giudizio e quindi i nostri ragazzi, i nostri figli si proteggono perché chiunque di noi quando si sente minacciato o comunque non accolto si protegge e quindi può accadere anche agli altri, no? Di provare questa irritazione, questo fastidio, questo muro di fronte alla non accettazione dell'altro, che può solo essere una, come dire, una percezione, ma bisogna mettersi in discussione, no? In qualche modo, sapere se qualcosa che dico, come lo dico, come viene percepito dall'altro ed eventualmente cambiare la mia modalità. Alba. Se può essere utile a qualcuno, vorrei dire che è proprio così. Il dolore che sembra inguaribile pian piano si affievolisce, come se perdesse l'intensità. A quel punto, a quel pugno che sentivi allo stomaco, pian piano molla la presa e con grande stupore comincia a sentirti in pace, in accettazione. Grazie Alba per questa tua testimonianza. Io credo che il dolore per il distacco davvero non passi mai, come il dolore di una ferita. Quando lavoriamo sulle ferite, è vero, liberiamo il dolore, ma lo facciamo attraverso l'accettazione che quel dolore c'è. Resterà per sempre il ricordo anche di quel dolore, di quello che ci ha provocato quella ferita. Ma trasformiamo il dolore attraverso l'accettazione e l'integrazione. La stessa cosa avviene per la rabbia. E proprio quando io accetto che quel valore o quella ferita mi è stata toccata, è quello il momento in cui io sprigiono luce da quel valore, da quella ferita e faccio uscire la forza. Io ero, lo dico, non l'ho mai detto questo, però nella mia vita, fino a una certa età, io sono stata la regina della vittoria sul dolore. Semplicemente avevo smesso di sentirlo. Addirittura avevo rimosso molte parti del mio passato e affrontavo, come se non fosse nulla il dolore. Quando l'ho accettato e ho riaperto quelle ferite, quel dolore l'ho sentito molto forte. L'ho sentito come se fossi tornata bambina, no? Davanti a quel dolore. Ho sentito la stessa impotenza, la stessa disintegrazione, no? Che si prova di fronte al dolore.
è stato proprio arrendermi la chiave, lo scegliere di sentirlo tutto. Perché? Perché nel momento in cui ci arrendiamo, anche di fronte alla nostra peggior paura, io lo faccio spesso con i miei clienti, no? Quando hai paura di qualcosa o quando qualcosa ti fa arrabbiare, arrenditi, sentilo, perché nessuna emozione è in grado di ucciderci. Ci fa stare male, tanto male. Ma accettando quel dolore, a un certo punto, è come si dice, si arriva in fondo, si tocca il fondo. A un certo punto non possiamo far altro che sentire dentro di noi la vita che dice basta e riemerge. Ed è nella riemersione di quella vita che noi riusciamo ad affermarci, a esprimere i nostri bisogni, a sentirci più forti di quella paura, di sentire quella paura che piano piano diventa sostenibile. Quindi è come, mi viene da dire, se avessimo un grande peso sulle spalle, un macigno, che da prima ci affonda, ci fa crollare. E piano piano riusciamo ad alzarci e a sostenere quel peso. Il peso non cambia, resterà sempre. Quello che cambia è la forza nelle mie gambe, è la forza nel sostenere quel peso. Ma semplicemente se io lascio che tutto il peso di quel macigno cada su di me e io lo possa sentire tutto. Vi ho fatto questa metafora che mi è venuta così in questo momento, io ringrazio perché sono sempre davvero molto sostenuta, no? In queste mie dirette. Il senso è proprio questo, permettete a questo macigno di arrivare, di esistere. E permettete piano piano dentro di voi di far arrivare una forza nuova che vi possa permettere di sostenerlo. Questo di fronte alla paura, di fronte alla rabbia. Dobbiamo arrivare a un punto in cui ecco che le situazioni ripetitive ci aiutano in questo, perché più accade una cosa e più a un certo punto dico basta. E una goccia diventa pesante, no? È come quando dobbiamo sostenere una bottiglietta di acqua in mano, no? Che da prima, per un po', non è pesante, ma se io la tengo per ore, per giorni, per mesi, per anni, diventa insostenibile. Allora, è proprio in quel momento che la vita dice basta. E allora nasce una nuova forza, la forza di posare la bottiglia, di cambiare la nostra vita. Di fare un salto di qualità. Carla dice: proprio oggi ho parlato con una mia amica, il suo rapporto amoroso sta finendo perché non esterna le sue emozioni. Le ho consigliato di parlare di tutto ciò che non le va bene, se viene amata sicuramente si trova un compromesso. Ottimo! È così, perché il significato della rabbia è proprio l'affermazione, l'assertività, il fatto di sentire che cosa dentro di noi è stato toccato. E chiedere, parlarne, esternare, chiedere all'universo, alla vita, un nuovo comportamento. Lidia, la paura può essere considerata l'emozione opposta alla rabbia? No, non è opposta. A volte è anche un'amica. Nel senso che, come dicevo prima, sotto la rabbia c'è sempre il dolore e sopra il dolore c'è la paura di rivivere il dolore. Quindi è come un sandwich, immaginiamolo così, dove c'è il dolore della ferita, la paura di riprovare quel dolore e la rabbia nel momento in cui quel dolore o quella ferita ci è toccata di nuovo. Spero di essere stata chiara. Quindi non è opposta, in realtà è una fase, sono fasi differenti. Di uno stesso processo che riguarda la ferita e che produce il valore, perché i valori in cui noi crediamo sono di due tipi.
I valori, quindi non so se io credo nell'onestà, per esempio, nella pace, nell'armonia, e perché? O sono stata ferita in quei valori e quindi sono stata tradita, ho vissuto nel conflitto, ho vissuto per esempio quindi nella discordia, per esempio, quindi lì c'è una ferita e allora il valore diventa il frutto di quella ferita. Oppure sono i valori che ho ricevuto di esempio e che ho introiettato, quindi ho acquisito come miei. Quindi nel momento in cui faccio l'esempio, il valore dei miei genitori e del rispetto, della giustizia, mi ha fatto del bene, o ho visto che ha fatto del bene ad altri, allora lo posso acquisire e diventa un mio valore che guida delle scelte. Noi possiamo imparare moltissimo anche dall'esperienza, non solo che viviamo sulla nostra pelle, ma anche dall'esperienza che vediamo agita sugli altri. Quindi se io vedo una donna molto impegnata nel sociale, per esempio, no? Magari mia madre, e che viene molto apprezzata, io posso acquisire quel valore, perché vedo il bene che produce e quindi il mio valore del bene sposa quel valore. Magari, no? Del sostegno, dell'aiuto agli altri, della condivisione, a seconda. Quindi io posso, diciamo, costruire i miei valori su queste due cose, sulle mie ferite, come prodotto delle mie ferite, oppure sulla base dell'esperienza, rispetto al bene che ha portato. Poi ci sono delle regole che vengono scambiate per valori. Anche qua è necessario fare una distinzione. Perché? Perché nel momento in cui non è un valore mio, ma è una regola che mi è stata imposta, lì c'è il giudizio. E quindi riconosco quello che non è un valore, ma una regola, dal tipo di giudizio. Quindi mi fa sentire in colpa verso me stessa, verso gli altri, mi fa sentire il senso del dovere. Per esempio, verso me stessa o verso altri. Allora, in quel caso non si tratta di un valore, ma di una regola, quindi di una convinzione, qualcosa che mi hanno in qualche modo detto che è giusto, che è sbagliato. Ecco che allora nel giudizio c'è la rabbia e alcune manifestazioni della rabbia sono il senso di colpa. Tanto leggo, eh. Loredana, anche io per anni ho messo barriere non sentendo più nulla. Adesso ho abbassato le mie difese e sto riemergendo, ascoltando tutte quelle emozioni che avevo represso. A volte fanno male, ma sono belle lo stesso. Devo ancora trovare un giusto equilibrio, ma sono sulla strada giusta. Sì, Loredana, assolutamente sì. Sei sulla strada giusta. Fanno male. Ora tu sei un'adulta, non sei più una bambina inerme e impotente di fronte a quel dolore. Puoi farcela, hai molte più risorse per farcela. Maria Laura, la rabbia, il dolore e la paura hanno voce propria che rimbomba nella mente. Se ci fermiamo e catturiamo cosa dicono tra la confusione che ci creano, iniziamo a capire. Sì, Maria Laura, è proprio così. Il coraggio e la dignità di stare nella sofferenza senza fuggire, senza scappare. Aiuta, perché a un certo punto è proprio la dignità e la forza che ci mettiamo che ci fanno trasformare quella rabbia in qualcosa di diverso. Sonia dice che ho avuto tanta rabbia verso i suoi genitori distruttivi. Poi, dopo anni in cui mi sono autosabotata, ho scelto di accettarle e arrendermi. Ora per mia madre ho un atteggiamento di misericordia e accettazione, cosa che ho fatto prima che mio padre morisse e ho fatto pace con me. Ottimo, Sonia. Ottimo. Anche lì, quando si arrabbia verso i genitori è perché si dice che non è giusto. È la stessa rabbia che poi inserisce, non mi viene il termine, comunque si innesca quando
ce l'abbiamo con Dio, con la vita. È la stessa rabbia. Perché è come dire ai genitori, proprio tu, che dovresti essere qui per proteggermi, per dirmi, per indicarmi la strada, per dirmi ciò che è giusto, proprio tu non mi accetti, mi abbandoni, mi distruggi. La stessa cosa noi lo diciamo alla vita quando ci accadono cose che riteniamo ingiuste, perché comunque c'è lo stesso filo che unisce la divinità, diciamo, la vita intesa come universo, e i nostri genitori, noi e i nostri figli. Donatella, quando per colpa della rabbia passi sempre dalla parte del torto, impari a gestire il tuo dolore e a esprimerlo in modo diverso, in modo da non essere fraintesa. Donatella, mi dai l'opportunità di dire una cosa sacra, come la rabbia. È vero che spesso accade di dire la cosa giusta nel modo sbagliato e di essere quindi presa passare dalla parte del torto, ma anche essere presa come pazza, non equilibrata, accade. E quello che tu dici è vero, sai perché? Perché imparare a esprimere i nostri bisogni, le nostre opinioni, i nostri sentimenti nel modo giusto, con assertività, con dignità, con rispetto, con gentilezza, ci permette di dare il giusto valore a queste cose. E quindi fa sì che l'altro le ascolti e non si chiuda. Ecco che è molto importante quello che tu mi hai dato l'opportunità di dire. Quindi grazie. Per questo. Ecco perché è importante quando si prova un sentimento, come dicevo prima, ascoltarlo nel corpo, sentire l'intensità che ha, cercare di capire cosa dentro di noi è stato toccato da quella frase, dallo specchio che in quel momento ci ha messo davanti, attraverso quello sguardo, quella parola, quel tono di voce, sentire come ci siamo sentiti, accettarlo e chiederci in che area di responsabilità siamo. Perché? Perché se siamo in un'area di potere che non dipende da noi e in quest'area c'è tutto il passato, tutto ciò che accade nella vita, possiamo solo apprendere. Allora possiamo chiederci cosa sto imparando della vita, di me, come posso diventare una persona migliore, sentirmi più orgogliosa di me in questo momento. Come la affronto nel modo più dignitoso per me? Se sono in un'area invece più interna, che è quella legata alle relazioni, in cui io non ho potere sull'altro, ma ho potere su di me. E quindi dicevo prima, no? Dire le cose in un modo giusto, come posso esprimere questa mia opinione, come posso dirgli perché sono stata ferita, cosa mi ha ferito e magari trovare un compromesso. Allora in quell'area io ho il potere di influenza e quindi posso influenzare al meglio possibile l'equilibrio della relazione. Ma non dipende tutto da me. All'interno di quell'area di potere c'è anche il rispetto che do all'altro per i suoi tempi, per la sua libertà. Se io sono molto arrabbiata, il fatto, per esempio, o se l'altro è molto arrabbiato, il fatto di dare all'altro, il tempo e lo spazio per riequilibrarsi, per ricentrarsi in se stesso prima di parlare e quindi magari spezzare quella che è la catena di azione-reazione, questo permette di dare dignità al rapporto, alla relazione, alla conversazione, ai suoi bisogni e anche ai miei. Tutto ciò che faccio io dipende da me invece, quindi io posso gestire questa rabbia e trasformarla, tradurla con la mia volontà e la mia libertà, perché non è come posso dire, una cosa che viene spontanea all'inizio, attenzione. Il cambiamento non è mai spontaneo, lo ripeto, ogni volta. Noi siamo esseri abitudinari, quindi qualsiasi cambiamento, anche se positivo per noi, produce un senso di disagio e dobbiamo accettarlo. Non ci sarà facile chiedere se non siamo abituati,
Non ci sarà facile esprimere la nostra opinione se abbiamo paura del giudizio, se abbiamo paura di essere non ascoltati, ok? Quindi un po' di disagio dobbiamo essere pronti a sostenerlo. Dopodiché, nella nostra area di potere ci sono le nostre scelte. Quindi il fatto di scegliere consapevolmente di esprimere i nostri bisogni e di canalizzare la nostra rabbia, farla diventare determinazione a dire e a cambiare delle cose, questo dipende da noi, dalla nostra scelta. Ed è una scelta che all'inizio provoca un po' di disagio, perché, come dicevo prima, tra la rabbia e il dolore c'è la paura. E quindi io sento la paura di non essere accolta, di essere sminuita, di creare conflitto, di... La paura è ciò che mi permette di evitarmi di nuovo quel dolore. Ma nel momento in cui io scelgo di esprimere e di accettare quel rischio, è perché dentro di me, nel momento in cui lo scelgo, posso sentire da qualche parte nel corpo una forza che mi sostiene. Quindi l'invito è di restare nel corpo quando provate la rabbia. Visto che, quindi, facciamo un piccolo riassunto. La rabbia è comunque un'espressione di giudizio, è un'espressione di separazione. La prima cosa da fare è sentirla nel corpo, accettarla, perché un valore o una ferita è stata toccata, sono stati toccati. Qualcosa di importante per me è stato toccato. Adele, buonasera, grazie della tua presenza. Quindi sento la rabbia, mi interrogo su quale valore o su quale ferita è stata toccata. So che in mezzo tra il dolore della ferita o del valore, diciamo che è stato leso, c'è la paura e allora mi chiedo: come posso accettare la paura di non saper sostenere questa cosa? Oppure come posso affrontare la paura di riprovare quel dolore? Dentro di me sento una forza, sento la determinazione, traduco la rabbia in determinazione a cercare questa forza, in determinazione a esistere nella verità e nella autenticità in quel momento, in quella relazione, ma prima di tutto con me stessa. Allora, nell'accettare la mia autenticità, nell'aderire alla verità che sento, allora uso questa rabbia e la faccio diventare determinazione e agisco all'interno della mia area di potere e all'interno dell'area di influenza a far sì che ciò che io voglio comunicare, quindi i miei bisogni, i miei sentimenti, il mio dolore, anche la mia sofferenza, venga espressa con dignità, con rispetto, quindi con la giusta forma affinché l'altra persona dia credito. Perché, come sappiamo, la credibilità passa attraverso, come posso dire, la credibilità ha a che fare con la coerenza, quindi l'aderenza alla verità. Nel momento in cui io, anche se ho paura, esprimo la mia opinione e lo faccio non a partire dalla paura, ma a partire da ciò che mi sostiene. Quindi è una forza, una parte sana di me, vitale, amorevole, che ha bisogno di affermarsi nel modo giusto. Ecco che l'altra persona sente le mie parole, il mio atteggiamento credibile. E quindi arriva quella zona limbica di cui vi parlavo e che, senza voler, ho saltato Remo, che a un certo punto mi diceva: qualcosa, scusami Remo, sai, mi sono persa il tuo commento. Lo vado a cercare. Ok.
Loredana mi chiede come si fa a stare nella paura. Allora, Loredana, dici che quando la provi ti senti spaventata come una bambina. Sì, quando siamo nella ferita, siamo i bambini che sono stati feriti la prima volta e quindi è normale sentire questo senso di smarrimento. Cosa fai? Stai nella paura e accetta. Prima dicevo, accettate il peso della paura, della rabbia, accettate il rischio. Quindi porsi di fronte alla paura e attendere che una forza dentro di noi, dalla nostra essenza, arrivi a prendere per mano quella bambina. Perché è la parte sana e adulta di noi, la parte guerriera che salva la principessa. È sempre così. Mi viene in mente questa metafora, no? Del cavaliere che uccide il drago per salvare la principessa. È un po' questo. Siamo sempre noi, sono sempre parti di noi. È quel sandwich di cui vi parlavo. La principessa di fatto è il dolore. Il drago è la paura, la rabbia è la forza del guerriero, la sua determinazione, che vuole salvare, vuole guarire quella parte ferita. Quindi il drago è la paura. Riuscite a sconfiggere il drago nel momento in cui una forza adulta e sana dentro di voi diventa forza, determinazione, carica, grinta. Allora, fatevi prendere per mano da questo cavaliere che siete voi. Nella vostra vita, in tutte le vite, noi siamo stati dei guerrieri e siamo dei guerrieri. Ognuno di noi è sopravvissuto a delle ferite, a delle delusioni, a dei fallimenti. E anche se hanno fatto male, ci hanno resi forti. Allora, permettiamo a questa forza di prendere per mano la parte ferita, la parte impaurita di noi. Una visualizzazione, no? Che faccio fare a volte è proprio questa. Incontra la tua paura e guarda in faccia questa paura, chiedile di cosa ha bisogno e cercatela dentro di voi. Cercate quello che serve alla vostra paura, alla vostra rabbia, cercatela dentro di voi, tiratela fuori, come un personaggio che è sempre vostro, siete sempre voi, ma che ha altre caratteristiche. E permettete a questa forza di sostenervi nel dolore e nella paura. Non c'è altra via se non l'integrazione. Quando siete nella rabbia o nella paura, ricordatevi, diventate ciechi all'altra parte di voi, credete nella separazione, che è un'illusione, ma che è alla base di ogni giudizio e di ogni forma di giudizio, anche di fronte alla rabbia, di fronte all'ingiustizia. Quindi togliete questo velo di separazione, imparate a vedere la rabbia, vedere la paura e a vedere ciò che le integra, ciò che le sostiene, ciò che le trasforma, perché è sempre un'alchimia. Dietro la paura, quindi l'alchimia, il grado, diciamo, superiore della paura è l'amore, il guardarsi con amore, il guardarsi con dignità. Non è il coraggio, certo che c'è. Dopo la paura c'è il coraggio, ma prima del coraggio c'è la dignità, c'è l'amore. E allora evolve la paura in qualcosa di più grande, di qualcosa di più consapevole, di più cosciente, che tiene in considerazione tutto ciò che siamo, non solo la parte ferita. Così la rabbia. La rabbia diventa, quindi si traduce in alchimia si trasforma in determinazione, in affermazione consapevole di sé,
dandoci il giusto spazio, il giusto diritto di esistere, il giusto ascolto rispetto ai nostri bisogni. Ecco che allora la rabbia si trasforma, ma solo nel momento in cui guardiamo che non esiste solo la parte ferita che ha paura, ma esiste anche la forza e il diritto. Elena, che dice, con la gentilezza si ottiene tutto, ma quando prevale la rabbia e ti si apre la vena, bam, succede l'inverso, forse a me, o l'inverno, credo l'inverso. Sì, allora con la gentilezza si ottiene tutto. Ti posso dire che dipende, ok? Dipende da chi abbiamo davanti. Diciamo che uno degli errori più grandi è quello di scambiare la dolcezza e la gentilezza per debolezza, perché in realtà quando penso alla gentilezza veramente mi viene la dignità, no? Il fatto di riconoscere l'essere umano nella sua dignità, nel fatto che quando noi entriamo in relazione con qualcuno dobbiamo accettare che di questa persona vediamo solo ciò che ci può mostrare. Non vediamo il suo mondo e come è arrivato fin lì. Quindi per me la gentilezza ha a che fare con il rispetto per la vita, il cammino, il percorso, il mondo interiore di quella persona. Quindi ha a che fare con una delicatezza dell'umano, ecco. Così la dolcezza ha molto a che fare con l'amore, no? Ma non significa stupidità, non significa debolezza. Io credo nella forza della farfalla, della trasformazione. Grazie Adele. Paola, buonasera, prima volta per me, lei mi tratta l'argomento della rabbia? Le coincidenze non esistono. Brava Paola, esiste la sincronicità. Probabilmente sono per te un evento sincronico. Magari ti porto le risposte di cui hai bisogno. Carla, se non vengo rispettata o vedo che una persona subisce un'ingiustizia, prevale il sardo che è in me. Certo, si dovrebbe contare sino a 10, ma non è facile. Allora, Carla, è bello che tu abbia questo senso di giustizia, è bello che tu sia una paladina. Va bene, puoi essere, davvero puoi essere una grande risorsa, puoi essere una risorsa per tante persone. Ricordati. La modalità è importantissima, la modalità. Alba dice: sì, è vero, la dignità ti spinge a rialzarti e a reagire. Il dolore non scompare, è sempre lì, sei tu che lo gestisci tenendolo nel suo angolino. Aspetta, ok. A volte la forza di reagire la trovi attenzionando quello che hai e non quello che non hai più. Sì, Alba, prima parlavo della forza del presente, il fatto di accettare delle cose per poterle trasformare e poter vivere il dono del presente. Sì. Grazie, Adele. Lidia, quindi è più sana la rabbia rispetto alla paura, giusto? Guarda. Anche questa è una forma di giudizio, Lidia. Sono tutte e due emozioni fondamentali. Semplicemente la rabbia ci impedisce a volte di sentire la paura e il dolore. Ma noi dobbiamo essere consapevoli affinché questa rabbia possa trasformarsi, che sotto la rabbia c'è la paura e c'è il dolore. Quindi, se io mi arrabbio, mi sembra proprio Gandhi diceva. Devo controllare, mi chiedo scusa, o Gandhi o il Dalai Lama. Dice che quando urliamo, quando ci arrabbiamo fortemente, è perché ci temiamo la distanza che si sta creando tra noi e l'altra persona. Temiamo di non essere ascoltati o di non essere accontentati. Ok? Allora. Per diventare coscienti e trasformare la rabbia è necessario sapere che sotto c'è la paura e sotto ancora c'è il dolore. Dolore, paura di riprovare quel dolore, di non poterlo sostenere e rabbia.
Allora, andando giù e ascoltandoci, riusciamo a far affiorare quella forza, quella determinazione, quella vita che ci chiede di vivere al di là della ferita. Loredana, la nostra parte maschile viene in soccorso alla parte femminile e viceversa, il cavaliere e la principessa. Sì, mi piace pensarla così. Dobbiamo tirar fuori quella parte di noi, no? Che poi dico maschile e femminile intesa come, diciamo, forza, no? Nel prenderci per mano e anche intuizione, saggezza, nuovo livello di coscienza. Buonasera a tutti. Sonia, educarsi quando l'istinto ti porta a reagire con modalità erronee. Sì, più che istinto, che certo è un istinto di sopravvivenza, io lo chiamerei abitudine, perché è proprio l'abitudine a viverci nel giudizio, nel giusto o sbagliato, nella separazione, che ci porta a vedere al di fuori, no? Questa separazione. In realtà, portando l'attenzione all'interno e integrando all'interno questo conflitto, quindi trovando l'equilibrio tra questo in questo conflitto, in automatico riusciamo a portare fuori armonia ed equilibrio. Quindi, riassumo semplicemente, molto ve velocemente, come affrontare la rabbia. Diventate coscienti di tutti gli ambienti, le situazioni, le circostanze, le relazioni dove vivete un sentimento di rabbia o una sfumatura della rabbia, un'irritazione, un fastidio, uno sdegno, un cinismo, un distacco, ok? Diventate coscienti di quali sono le paure, le ferite o i valori che sono toccati da queste situazioni, dall'ambiente esterno. Ricordate che i valori sono quelle cose che si creano, si costruiscono o dalle ferite o dagli esempi di bene che abbiamo intorno o che abbiamo avuto nella nostra infanzia o nel nostro mondo, no? Quindi chiedetevi se un valore, una ferita viene toccata, che tipo di paura si innesca di fronte a quella situazione, di fronte a quella persona. Trovate in voi quella forza, quella dignità che vi fa sostenere il rischio di quella paura e traducete con una scelta consapevole quella rabbia in determinazione a comunicare a quella persona, in quella situazione, i vostri bisogni, i vostri sentimenti. Fatelo nella maniera più dignitosa e più costruttiva che conoscete. Se siete di fronte, quindi provate rabbia, di fronte ad un evento all'interno del quale non avete potere e quindi nel passato con i sensi di colpa o col lutto, con l'imponderabile, come si dice, chiedetevi cosa state imparando. Che tipo di valore state acquisendo? Perché le situazioni più difficili della nostra vita riportano i nostri valori ad avere priorità differenti, rimettono ordine nella scala di valori. Quando affrontiamo un lutto, una malattia, chissà come mai, ma il tempo, l'amore diventano valori prioritari. Allora permettiamo a questi eventi anche di riportarci nel valore essenziale della nostra vita. Permettiamo a queste cose di trasformarci e di portarci ad un livello di coscienza superiore. Elena, quando si arrabbia si dicono cose che non si vorrebbe dire, dopo ci si pente. Sì, Elena, perché siamo nella difesa. Ci difendiamo dalla paura di riprovare quel dolore. Allora, diventiamo coscienti di questi nostri meccanismi, di queste nostre dinamiche, perché solo nella conoscenza di come dentro di noi queste dinamiche si muovono che siamo in grado di avere il potere di cambiarle e di passare ad un altro livello. Quindi io vi auguro davvero di guarirvi. Se
Semplicemente nell'ascolto e nell'accettazione della meraviglia che siete. Guardatevi, non avete solo l'ombra, il buio, la paura, avete anche tanta luce. Permettete a questa luce di illuminarvi la strada. Vi ringrazio anche stasera e vi chiedo di suggerirmi un nuovo argomento per venerdì. Vi abbraccio tutti e vi porto nel cuore. Grazie.